Tutto pronto al forum, si alza la palla a due, allora si comincia Armani Exchange, Happy Casa Brindisi, una sfida che può tranquillamente essere catalogata in versione anticipo di playoff, perché no, almeno queste sarebbero le idee chiaramente dei pugliesi, e dall'altra parte un Armani Exchange che ha perso una partita proprio in questo partito contro la Germania, si è negato dalla mobilità di John Brown che poi va dall'altra parte, ruba il pallone, di fatto fornisce l'assist a Darius Thompson per il pareggio. John Brown, avvicinarti il più possibile questa palla a lui e al canestro, non è che puoi dargli il pallone a 3 metri, a 2 metri e mezzo e dirgli ok adesso giocate le spalle a canestro, cioè fa molta fatica. Riccardo esce nel mezzo angolo, Ricky Moraschini, attenzione alla linea di fondo, arresto di Kelvin Martin per Stone, mette questi gomiti molto vicini, la palla non supera tantissimo la testa, però poi è perfetta la rotazione. Stone che adesso deve resistere, Tarceschi è molto più grosso di lui, qui fa un bel movimento. Si diceva una volta, Banks vuole far uscire questo pallone, ha trovato Thompson, super finta per Aria Rodriguez, tripla di Darius Thompson. Sai, mi dà l'idea che Brindisi si gioca come l'anno scorso, con una libertà mentale impressionante. 12-11, squadre infallibili dall'arco, e John Brown si mangia la palla dalle mani di Scola che gliela mostra, ma in fondo Tarceschi, altre idee, e cancella tutto, il primo a arrivare però è Stone, non arriva il fallo tattico, e allora Tyler Stone porta a casa il poster di Tarceschi. Beh, hanno fatto due giocate impressionanti, c'è, cioè, la prima di Tarceschi che prima recupera John Brown, ruba la palla a Scola, mette una mano in faccia, tiro difficile, rimbalzo di Martin che ha già attivato Stone, che ha già mandato Thompson in 4 secondi l'Happy Casa a bersaglio. Partita da 4%, chiamata Happy Casa Brindisi. Vero della difesa milanese, esce Michael Roll, blocco e taglio di Biliga, Roll nessuno si accoppia, il californiano se può andare in palleggio a resti tiro così comodo. Vediamo l'uno contro uno, Banks White che sta molto bene, palla dentro. Ma che canestro è questo? Ma che canestro è? Cioè, non aveva possessione, non aveva equilibrio, non aveva un angolo per poter fare questo canestro. Questo è talento, cioè, chiamala tocco, polpastrello. Gioca due con Gaspardo, dovrebbe tornare in mezzo, attacca Roll, pressione massima White, alla fine Campogrande deve alzarsi, il tiro sbagliato, bel rimbalzo di Gaspardo che poi sbaglia a sua volta, arriva Stone con rimbalzo offensivo, ultima azione del quarto, 5 secondi, si ferma, trova Mizov, controllo difficile, e 24 pari. Ora esce Zanelli, resta in zona Stone che si apre, questa è una tripla con grande ritmo, è appena segnato, voilà, 29-24 Brindisi. Avere la distanza per prendere questo tiro lo rende ancora più difficile da difendere. Intanto direi che Martin è diventato signore della difesa, dominando in questo avvio, qui coast to coast, mezzo prova a rispondere da tre, la vedete le percentuali di Stone prima di questa gara, 3 su 8, Zanelli che a tiro e come, ne mette un'altra, il parziale si allunga, una super Happy Casa, 13-2 in avvio di secondo quarto. Diciamo non sta andando benissimo all'Happy Casa il fatto che siamo molto nella prima parte della gara che è ancora lunghissima, della Valle Transizione, grande prima, davvero 9. Devi avere gli attributi per giocare in questo modo qua, per la squadra di Messina. Ho anche i canti per qualche minuto con il riposo che prima o poi toccherà anche a Tyler Stone, ma io credo che Frank Mitucci dica sì, però poi finché segna lascialo lì, 17. Questa è una signora difesa per contrastare questo movimento che ha fatto Stone da dietro l'arco. Sta dominando Stone qui, Rodriguez un po' morbido, sbaglia poi la conclusione, forse la cosa più facile è Stone che deve essere abbastanza stanco, transizione per Milano, Rodriguez, i calci si avvicina, non abbastanza, canestro valido a rimbalzo, credo che Scola abbia conosciuto per la prima volta cosa vuol dire giocare contro l'energia di Brown. Può andare anche al forum a vedere della grandissima pallacanestro. Banks salva tutto e John Brown prova a trasformare, ne mette altri due in questo primo tempo. Guardate le percentuali dal campo di Brindisi, buone che quelle di Milano, ma il 65% è davvero troppa roba.
Brooks comodo dall'arco, canestro del meno 6 e palla per Banks, 2 minuti subito a Scola e Brooks, e dunque quintetto tra virgolette piccolo senza Tarjeski, cioè con Scola che dovrebbe giocare da 5. Qui uscita per Michael Roll, un buon tiro secondo Ferro, il primo a arrivare sulla palla è Stone che ne fa un'altra e poi Thompson, in 3 secondi vanno a segnare. Diciamo che Stone oggi è incredibile, è ovunque. Qui intanto si va a forzare Banks e alla fine Milano riesce a recuperare un buon pallone, rola rimorchio, tiro, colpo da 3, Banks Maccabi per il meno 6. Qualità qua ogni volta che arma il tiro. 14 triple per queste due squadre, fate 15 e fate ventello per Tyler Stone. Cross out, adesso non ho capito chi era arrivato, ha saltato sulla finta. Non lo puoi, mi sa che tiro io e mi sa che ha fatto bene. Palla fuori, esce nell'angolo, Martin va dall'altra parte. Vediamo Banks. Ecco che gioca il pick and roll, c'è John Brown, dai e vai, Banks dall'angolo, la 100esima tripla della carriera di Adrian Banks, in maglia e in casa, costringe Ettore Messina a fermare la partita. Adesso però transizione, il problema è che l'Epicasa sta giocando una ottima partita anche difensivamente. Cinciarini deve attaccare Thompson che sta con lui, poi Della Valle in corsa, brucia campo grande, vuole l'assist per Tarjeski. C'è la palla persa e credo anche con un fallo in attacco. Eh sì, il segno è inconfondibile. Della Valle fa tutto bene, penetra e John Brown era fermo ad aspettarlo, sì. Fuori lo smile. Sai che ha avuto la peggio qua? Tarjeski che per poco non rischia che John Brown le cada sul ginocchio. Sì. Davvero una partita stellare dell'ex canturino che ora esce nell'angolo, mette a posto i piedi e pianta buona la vicina. Sesta tripla della sua partita. Allora chance per Rodriguez che passa la metà campo sul meno 10. Fondamentalmente è adesso il momento, eccolo Rodriguez che lo sa, resta il segno, Rodriguez triple! In Liga ha dato un'altra profondità, un'altra fisicità lì vicino al canestro. E sul meno 9 Milano non paga dunque la problematica dell'antisportivo con una buona difesa, adesso servono punti, la palla ce l'ha Rodriguez che ha un buon inizio. Assist per Brooks, Brooks! Io credo che le sorte passino anche Brooks, si convincesse che veramente ha le mani, le qualità per mettere punti a tavolone, secondo me. Qui intanto super giocata di Banks, però poi si chiude la difesa milanese. Impressionante come la squadra di Messina abbia dimostrato forza mentale nel prima sistemarsi. Ha iniziato con 3 su 15 il suo campionato dal 6-75, lo spagnolo, tiratore ovviamente minimo da doppio se facciamo la percentuale di riferimento, stasera lo dimostra con queste 5 triple molto importanti. Banks ne ha messe 100 con la maglia di Brindisi, questa è pesantissima. Dentro Biliga con pazienza, fuori, io credo un tiro più comodo di questo non si potesse costruire e Moraschini non lo sbaglia. La gara, Mizzov in post basso, analizza Banks, lo attacca, tiro morbido, Biliga con il tocco mancino del meno 1. Paul Biliga per quei suoi punti, dall'altra parte però il leader dell'Epicasa. Quell'area lì dove Milano fa fatica ad arrivare con i suoi uomini, c'è la linea fra i primi 2 uomini e i secondi 3, quindi è lì che si possono trovare punti facili. Rodriguez, grande difesa qui della coppia Stone, mentre Rodriguez per non fare passi deve liberarsi del pallone, allora Banks trova Martin che decolla, ancora più 5 a Picasa, time out Olimpia. Lo sbaglio che provoca il Ciaccio è il fatto di... Che vuole Mizzov, che ha il possesso del pareggio, forse del sorpasso, ecco la virata, arriva John Brown, Moraschini, male, arriva Thompson, porta via il pallone e dal meno 2, meno 4 con la firma di Thompson. Moraschini non deve avere la voglia di accelerare questo passaggio, gli bastava una finta, avrebbe visto che erano una quarantina alla fine della gara, più 4, Stone, tripla partita, mattonata, rimbalzo di Calvin Martin che ridà lunghezza a Brindisi. Incredibile, lo hanno ritrovato, poteva chiudere la partita, sbaglia, rimbalzo d'attacco. Wow, e questo non finisce più. Sì, non finisce più, settima tripla di serata, ancora meno 3.
che è decisamente in gas. 26 per lui, si libera, finta, arriva Roll, buona difesa nell'Epicasa, 5 secondi alla fine. Banks fa la cosa migliore, spende il fallo e manda in lunetta lo spagnolo. Milano non può pareggiare. Sì, hanno messo i piedi su quella riga dei tre punti e hanno detto ok, vuoi tirare, devi tirare a 9 metri. E poi a 6 secondi, 7, hanno iniziato a cercare di far fallo, lo hanno fatto. Rodriguez mette i due liberi, non sarà semplice, Brindisi può far fallo. Vediamo Brooks, è una buona palla, la prende Rodriguez, trova Stone, deve tirare sulla sirena. Neanche male il tentativo, l'esultanza dell'Epicasa che vince al Forum contro l'Olimpia per la prima volta nella sua storia, 92 a 89, il finale.